Altri due incidenti mortali sul lavoro in Toscana che allungano la striscia di sangue nella nostra regione e interrogano la politica e le istituzioni. Come fare per fronteggiare davvero un fenomeno così drammatico? In vista della prossima seduta del Consiglio regionale si sono riunite naturalmente le commissioni che hanno fatto il punto anche sulla difesa civica e sull'attività del garante per i minori. A proposito, c'è stata una tavola rotonda che ha messo insieme il difensore civico, l'autorità idrica toscana, l'autorità nazionale di regolamentazione e le associazioni dei consumatori. Tema la conciliazione nel settore idrico che vedremo sta portando buoni frutti. Al Salone del Libro di Torino è arrivato anche il treno dei lettori dalla Toscana e decine di questi lettori erano giovani e giovanissimi, una bella festa di cultura per tanti. A proposito di giovani, anche oggi in Regionato ci sono molte iniziative che li riguardano da vicino, li coinvolgono, li rendono protagonisti, come il racconto che molti hanno fatto del loro territorio, scambiandosi le esperienze con i coetanei di altre città. Alla festa della patrona della Toscana, il 15 maggio a Montenero, c'erano anche i presidenti del Consiglio della Giunta regionale e con loro altri consiglieri e tanti sindaci che hanno partecipato insieme alla messa celebrata dal vescovo di Livorno Simone Giusti. Hanno testimoniato così il legame tra la Regione Toscana e la Madonna delle Grazie di Montenero. Un morto nel maneggio di Crespina, un altro qualche ora dopo in una grande azienda in Garfagnana. La strage sul lavoro non si ferma e la Toscana in questo inizio del 2004 è una delle regioni più colpite. Oltre al cordoglio e al dolore di tutta l'Assemblea, il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato che l'impegno delle istituzioni è tanto più indispensabile in un momento in cui l'incidenza di seri e spesso mortali incidenti sul lavoro si accentua anziché diminuire, rendendo sempre più grave quella che deve essere considerata come un'emergenza nazionale. Un'emergenza a cui certo vanno date risposte più incisive, è il commento che fanno poi tutti, che invocano una collaborazione stretta tra le istituzioni per arginare questo fenomeno. Torniamo velocemente su un argomento che abbiamo solo accennato la scorsa settimana e che è stato dibattuto nell'ultima seduta del Consiglio regionale, dove alla fine c'è stata unanimità sulla legge che riguarda i requisiti igienico-sanitari delle piscine private ad uso collettivo. Offre ora la possibilità di svuotarle ogni 3 anni e non più dopo uno soltanto. In questo modo si risparmia l'acqua, ma chiediamo, ci sono rischi? No, dicono i consiglieri dopo aver avuto un lungo confronto nella commissione, perché i parametri di igiene devono essere comunque rispettati ed esistono procedure di autocontrollo e accorgimenti tecnici che consentono la pulizia delle pareti delle vasche anche senza il loro svuotamento totale. Due pareri raccolti a margine della seduta da maggioranza e opposizione. Era possibile, secondo la normativa nazionale, prevedere da parte della Regione una normativa attuativa particolare e noi lo abbiamo fatto prevedendo appunto che possano essere svuotate non ogni anno ma ogni 3 anni quando ricorrono alcune condizioni, e cioè vi sia nei processi di autocontrollo la garanzia della permanenza dei parametri e siano adottate ulteriori misure di salvaguardia della qualità dell'acqua della piscina che spesso i gestori di queste strutture già fanno, ma che se fatte in maniera sistematizzata con il controllo della qualità dell'acqua possano permettere in piena sicurezza per la qualità igienica e quindi per la salute dei bagnanti di avere comunque un risparmio idrico importante. Con un'autocertificazione che in qualche modo rispetta però determinati parametri, si può evitare di riempire le piscine e svuotare e riempire le piscine ogni anno, ma farlo ogni 3 anni. Questo comporta un consumo di acqua molto inferiore a quello che invece comporterebbe ogni anno e tutto sommato si rispettano quei parametri di igienicità e di salubrità che sono necessari per poter portare avanti un discorso di sicurezza igienica.
In questi giorni, in vista della prossima seduta, l'ultima prevista prima del voto di giugno, hanno lavorato le commissioni. La quarta ha ascoltato Fedagri Pesca, Confcooperative Toscane, per fare il punto sulla possibilità di pesca nelle aree protette. Alcune norme e soprattutto nuovi divieti potrebbero impattare sull'attività di pesca professionale nella nostra regione, è stato evidenziato. La stessa commissione ha integrato la composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali, ha modificato lo statuto dell'ente parco delle Alpi Apuane, nella parte sul direttore ha rinviato poi la propria valutazione sul nuovo piano per i crematori. La Commissione Cultura invece ha dato voto favorevole a maggioranza al programma di attività con proiezione pluriennale della Fondazione Sistema Toscana. Nella terza commissione, quella per sanità e politiche sociali, è stata votata a maggioranza la relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e nella prima commissione è passata una risoluzione, sempre votata a maggioranza, che ha accompagnato la relazione sull'attività del difensore civico. Ecco allora qualche dato. Le istanze che sono state presentate sono 1636, al di là dei numeri abbiamo anche spiegato un po' il nostro approccio, cioè quanto è importante che poi questi numeri, cioè l'azione di tutela che svolge il difensore civico, sia il più possibile un'azione di qualità. E quindi ci siamo impegnati per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria delle istanze, ma anche cercando di costruire un dialogo proficuo con i cittadini, ma anche con le pubbliche amministrazioni a cui ci rivolgiamo, per chiedere, sollecitarle anche ad un rapporto che sia il più chiaro e trasparente possibile. Quindi è, diciamo, cercare di migliorare reciprocamente il nostro rapporto, il supporto che anche come difensore civico possiamo dare ai nostri cittadini. L'ufficio del difensore civico ha promosso anche un'iniziativa sulle controversie che riguardano anche le nostre bollette dell'acqua. Allo stesso tavolo, insieme alla difensora civica, c'erano il direttore dell'autorità idrica toscana e un responsabile di ARERA, l'autorità nazionale. Si è parlato dei risultati del servizio gratuito di conciliazione che è stato attivato 3 anni fa e i rimborsi ottenuti dai cittadini attraverso l'autorità idrica ammontano a circa 2 milioni nel 2023, la metà del totale ottenuto in Toscana. Ma in cosa consiste questo servizio? Consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione, con un disservizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori, di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti, che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo, appunto. È un'opportunità molto utile dunque, che in futuro potrà anche produrre più risultati, perché anche su acqua e contenziosi relativi al servizio idrico cresce il ricorso dei cittadini alla conciliazione extragiudiziale. Su cosa? Soprattutto su fatture, addebiti per perdite occulte a valle del contatore, sospensioni del servizio. Il difensore civico, attraverso i suoi funzionari, svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano e proprio ieri, in occasione della illustrazione della relazione annuale, abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno, confermando il nostro impegno nei confronti di IT. Anche i numeri sono soddisfacenti, perché su 153 richieste di conciliazione, 117 sono state quelle svolte dai funzionari del difensore civico, quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Questo è il primo treno toscano dei lettori e sabato 11 maggio ha portato 500 persone a Torino al Salone del Libro a visitare lo stand della Regione e naturalmente anche tutti gli altri, un'iniziativa realizzata da Consiglio e Giunta regionale insieme a Unicop Firenze, un viaggio reso ancora più leggero, piacevole e amabile da interviste e letture on the road. Con me c'è Frida, che è già un'avida lettrice
e sì, quindi ci fa davvero piacere fare questa esperienza di famiglia, essendo tutti appassionati lettori al Salone, per noi sarà la prima volta e quindi è davvero, insomma, una bella occasione ritrovarsi qui sul treno dei lettori. Abbiamo colto l'occasione che ha messo a disposizione la Regione Toscana per poter essere all'interno di questo treno, di poter utilizzare e usufruire di questa opportunità. Siamo molto curiosi di vedere come sarà il Salone del Libro, come sarà Lingotto, come sarà Torino. È una bella giornata e quindi siamo particolarmente contenti di essere qui dentro e siamo molto contenti appunto che la nostra regione abbia creduto in questo progetto, abbia finanziato questo treno e abbia messo a disposizione di tanti lettori, di tanti appassionati questa opportunità. Io sono una lettrice fondamentalmente di romanzi, sono un'appassionata anche di letteratura soprattutto italiana, contemporanea. In questo momento cerco di seguire dei filoni che portano nella direzione dell'inclusione, della scienza dei dati. Sono appassionata anche di editoria, soprattutto di piccola e media. Io faccio parte di un'associazione culturale Chiusi, quindi la Bassa Val di Chiana, in fondo alla nostra Toscana, che organizza un festival musicale, l'Arts Rock Fest, all'interno del quale abbiamo appunto deciso di fare una piccola fiera dell'editoria, appunto piccola e media, proprio per portare anche nella nostra provincia tutta questa esperienza. Gli autori stessi si lasciano piacevolmente coinvolgere durante il viaggio. Bellissima, tra l'altro è obiettivamente unica, no? Perché è un progetto che a livello nazionale credo non sia mai stato realizzato, per cui un'opportunità doppia. Come lettore, perché amo viaggiare attraverso la lettura dei libri, come scrittore perché amo viaggiare attraverso la scrittura, perché come sappiamo tutti, insomma, il libro è un po' una porta che si apre sui mondi, e quindi viaggiare sapendo di essere ospite di un progetto unico come questo è una grande occasione. Ancora prima di arrivare a destinazione, insomma, ci sono stati tanti momenti di confronto nel segno dei libri. Non era una cosa semplice, è stata un po' una follia, però l'entusiasmo delle persone, la passione per questa esperienza, il fatto che tanti abbiano tirato fuori un libro dalla borsa, si siano messi a leggere appena il treno è partito, ci ha compensati di tanta fatica organizzativa e ha dato senso a questa prima volta per la Toscana. Io credo che sia fondamentale puntare sulla lettura e che dobbiamo usare ogni mezzo per invogliare i nostri cittadini a riprendere questa pratica, a riprendere questa abitudine, che è una grandissima risorsa per la loro vita quotidiana. Questo è un modo pop, allegro, bello, un po' faticoso da organizzare, per portare tutti a quella che è la kermesse più importante del paese. Qualche tema che è stato affrontato poi allo stand della Toscana: l'inclusione, l'abominio delle leggi razziali, la grande voglia di cultura e naturalmente di leggere che c'è da queste parti. Nel programma ufficiale c'era anche la presentazione del libro su Matteotti di Aldo Cazzullo. Abbiamo ascoltato Cazzullo raccontare le parti del suo libro in cui si affronta il tema delicato del ruolo di Mussolini nell'omicidio Matteotti e tutto quello che ne conseguì e le reti di relazioni che furono toccate da questa truce e turpe vicenda, come molte altre che caratterizzarono quell'epoca. Ma non è quella del sacrificio per la libertà di Matteotti una memoria ora condivisa in Italia? Ma evidentemente non è una memoria condivisa, tant'è che non è stato possibile mettere sul muro della casa dove viveva, dove fu rapito Giacomo Matteotti, una lapide che lo ricordasse in quanto martire dell'antifascismo, insomma vittima del fascismo. Purtroppo l'Italia è così, quello che possiamo fare è ricordare. È ovvio che, siccome poi quando uno dice queste cose gli dicono ma tu stai dicendo che sta tornando al fascismo, ovvio che non sta tornando al fascismo. Ci sono però ancora in Italia molti fascisti e molte persone che non hanno un giudizio negativo del fascismo perché non sanno o non vogliono sapere quello che il fascismo ha rappresentato nel nostro paese. Quella di Torino, insomma, è stata una festa vera di cultura per tante persone. Nell'occasione è stata presentata di nuovo la proposta di legge al Parlamento per dedicare almeno 15 minuti di lettura libera in tutte le scuole.
Oltre ai libri, però, i giovani toscani, studenti e studentesse di tante scuole diverse, hanno provato a raccontare i territori in modo innovativo e creativo ai loro colleghi di altre città, di altre scuole. L'evento finale si è svolto qualche giorno fa al Teatro La Compagnia di Firenze. È un progetto molto bello, ci ha soddisfatto molto. Fondazione, con tutto lo staff, Adriana Di Cesare e Sasha Alberti, ha seguito questo progetto col vicepresidente Scaramelli fin dall'inizio. Abbiamo lavorato quindi benissimo con il Consiglio, benissimo con le scuole, ottenendo un bel risultato, perché il tema era il ragionamento sull'identità territoriale toscana diffusa e da coinvolgere i ragazzi nel capire quali erano per loro i principali punti di interesse, i punti identitari delle loro, dei loro territori. E è venuto fuori qualcosa di sorprendente, perché quello che ci ha interessato è capire come l'identità percepita dai ragazzi è un'identità contemporanea, che quindi fa base sulla storia, fa base sul paesaggio, ma le rielabora rispetto alla loro, ai valori della loro generazione. È stato veramente bello e interessante. Commenti molto soddisfatti anche dal mondo della scuola. È stato un progetto molto interessante, un'idea brillante da parte dell'ufficio di presidenza e vicepresidenza del Consiglio regionale per la Toscana, che ha trovato dei collaboratori nella Fondazione Sistema Toscana e nell'Ufficio Scolastico Regionale, che si sono adoperati affinché veramente le 10 scuole provenienti dalle 10 province coinvolgessero al meglio gli oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto essere esploratori e narratori del loro territorio. Facciamo comunque la riprova ascoltando un paio di pareri degli studenti. Innanzitutto, per le varie tappe ci siamo attenuti, diciamo, ai temi comunicati dalla Fondazione Sistema Toscana e abbiamo cercato di inserire più tappe varie, quindi non parlare solo di monumenti ma anche magari delle tradizioni fiorentine, non solo, quindi della provincia, e abbiamo parlato anche del paese in cui si trova la nostra scuola, che è appunto un antico borgo. E poi abbiamo parlato ovviamente dei monumenti più importanti. È stata una bella esperienza, perché appunto si creano anche tante amicizie, perché appunto, essendo ragazzi, iniziamo a parlare normalmente quasi come fosse un'interrogazione, però pian piano ci riusciamo a sciogliere e inizia a diventare anche più un gioco parlare con gli altri ragazzi. E il vicepresidente del Consiglio regionale spiega come il progetto abbia colto nel segno e raggiunto i suoi obiettivi. Sì, un progetto straordinario, una giornata bellissima, emozionante, dove oltre 200 ragazzi della Toscana sono entrati in relazione con se stessi, con il proprio territorio, con gli altri, sono fatti carico di raccontare la propria storia, il proprio territorio e nello stesso tempo acquisire la coscienza della propria identità toscana. Era onestamente una mia intuizione, un po' difficile da concretizzare, da trasformare in legge e poi da fare in modo che i ragazzi sentissero proprio. Penso ci siamo riusciti, la giornata di oggi dimostra quanto a volte anche un piccolo sogno, un'idea può trasformarsi in un'esperienza che mi auguro veramente possa essere replicata. Sempre grazie ad un bando del Consiglio regionale, in questo caso Rigenerazione Toscana, è stato possibile trasformare e rendere molto più bello e a misura di giovani il playground, il campo da basket, nel cuore di Migliarino Pisano. Si chiama Uroboro ed è stato dipinto da Gio Pistone. L'associazione che si è attivata per questo bel progetto è SD Umma Playground. Padrino dell'iniziativa nel torneo di streetball che è stato organizzato è stato Giacomo Galanda, nazionale azzurro alle Olimpiadi di Atene. Questo progetto è nato grazie a un finanziamento, diciamo così, della Regione Toscana, che ha portato in giro per tutti i nostri territori l'arte. In questo caso però abbiamo trasformato in un'opera d'arte un campino da basket, e quindi non solo la street art, diciamo, diventa fruibile da tutti, ma diventa anche giocabile, utilizzabile. E l'artista che lo ha realizzato è Gio Pistone, e lei ha rappresentato qua un uroboro, ovvero una sorta di serpente che si autorigenera nel momento in cui si mangia la coda, diventa una sorta di simbolo dell'infinito. E metaforicamente lei ha paragonato una partitella di basket in quella che è la vita, e quindi questo si può vincere, si può perdere, ma ogni volta si ricomincia. E quindi è un invito a tutti i ragazzi che giocheranno qui a
e divertirsi e a prendere sul serio anche lo sport. Restiamo insieme ai giovani con la premiazione di una rappresentanza degli studenti toscani che hanno vinto il concorso Intercultura. Garantisce una borsa di studio per la mobilità studentesca internazionale. In Toscana sono state 70.000 per ora le possibilità offerte da questa associazione. Eh sì, questi 86 giovani sono una parte degli oltre 130 studentesse e studenti che partiranno quest'estate per un programma scolastico all'estero con Intercultura da tutta la Toscana. E loro rappresentano sicuramente una porzione del futuro di questa regione, perché andranno a imparare a vivere in una cultura diversa, andando a scuola, vivendo in una famiglia diversa dalla propria per tanti mesi. Quindi noi pensiamo che questo possa dare un valore aggiunto al territorio, nel senso che quando torneranno potranno anche portare un contributo di confronto con tutti i loro compagni, con le famiglie, con gli amici, con tutta la comunità scolastica qui in Toscana. Tra i volontari oggi ci sono anche molti di coloro che hanno partecipato qualche anno fa ai progetti di Intercultura e che ora coordinano le iniziative. Beh, sicuramente è un trampolino di lancio per il loro percorso futuro. Cominciano all'età di 15-16 anni a vedere un'altra parte del mondo, a capire che lontano può essere anche poco al di là di casa loro e a apprendere come una cultura diversa possa cambiargli completamente la vita. E da lì rientrare è un gioco da ragazzi, devo dire, perché poi ogni percorso e ogni ostacolo del futuro si affrontano con uno spirito diverso. L'argomento avrà suscitato certo interesse fra i nostri telespettatori più giovani, ma come funziona la selezione? Allora, la selezione Intercultura intanto si svolge nel mese di novembre di ogni anno. I ragazzi passano un test attitudinale e poi vengono valutate la loro performance scolastica, i loro interessi, ma soprattutto la loro attitudine all'interculturalità. Noi ci fermiamo a questo punto. Regionando torna venerdì 24 maggio, prima di una breve pausa nei giorni delle elezioni.